Benvenuti a questa conferenza stampa che abbiamo organizzato per presentarvi un evento molto importante e per corposità non solo nel nostro paese, perché come adesso ci diranno gli ideatori dello studio, CV Risk Italia, e insomma coinvolgerà 30.000 persone nel nostro paese. Sulle malattie cardiovascolari noi sappiamo tante cose. Sappiamo che un italiano su tre muore per un ictus o per un infarto, che è la prima causa di morte nel nostro paese, mentre per esempio è meno di un italiano su quattro che muore di tumore. Eppure, rispetto alle malattie oncologiche abbiamo giustamente moltissima attenzione, e come diceva prima il presidente, del colesterolo, boh, chi se ne importa, o comunque sì, vabbè, ma poi ci penserò. L'incidenza delle malattie cardiovascolari in Italia è 4 per mille, eppure assorbono il 25% della spesa farmaceutica. E quindi, insomma, non è soltanto un problema personale, che poi abbiamo l'aterosclerosi, abbiamo tutto quello che comporta avere una malattia cardiovascolare. È un problema anche di sanità pubblica, naturalmente. Noi sappiamo che ci sono i fattori di rischio, l'ipertensione, l'ipercolesterolemia, il diabete, il fumo, il sovrappeso, la sedentarietà, la dieta, che purtroppo non è mai molto corretta, i fattori genetici. Lo studio Passi, fatto 2 anni fa dall'Istituto Superiore di Sanità, ci dice che le regioni in Italia con almeno un fattore di rischio che supera tutti gli standard nazionali, sono l'Abruzzo, la Campania, la Puglia, e però non è che le altre stanno messe proprio benissimo. Tutte queste cose noi le sappiamo. Allora, che cosa vogliono fare 17 IRCS nel nostro paese? Fanno parte della rete cardiologica in Italia. Voi sapete che gli IRCS sono gli istituti di cura, che si occupano sia della cura ma anche della ricerca scientifica, sono una parte importante del Ministero della Salute. Vogliono in 4 anni verificare su 30.000 persone, adesso vedremo tutti i canoni, 40, 80 anni, eccetera, ce li spiega il Presidente. Vogliono verificare un'altra cosa che noi non sappiamo, cioè prima dell'instaurarsi della malattia cardiovascolare, che succede alle persone, virgolette, sane, cioè che non hanno avuto un evento cardiovascolare. E come capite, questo è rivoluzionario, perché noi, come dire, è una macchina del tempo che prevede in qualche modo quello che potrebbe accadere, e infatti loro parlano di prevenzione personalizzata. Noi oggi facciamo le cure personalizzate, no? Viceversa, poi il presidente ha inventato una bellissima metafora, cioè far uscire dal mucchio le persone dicendo: guarda che tu personalmente hai questi fattori di rischio che noi abbiamo controllato, adesso vediamo come li controlleranno e quali sono i 3 principali, e tu sei a rischio di un ictus, tu sei a rischio di un infarto, 230.000 morti in Italia per malattie cardiovascolari. Sono 20 milioni di euro che il Parlamento ha voluto stanziare per questo importante progetto. Allora, io vi do lettura, onorevole, un minuto soltanto, perché il sottosegretario Gemmato, che purtroppo doveva essere con noi stamattina, ma non c'è riuscito all'ultimo momento, ha fatto salti mortali, ma allora, veramente un minuto, vi leggo quello che ci ha mandato il sottosegretario.
che dice a causa dei sopraggiunti impegni istituzionali purtroppo all'ultimo momento non sono potuto più essere con voi, esprimo il più sincero apprezzamento per l'avvio di questo progetto, sono certo che fornirà preziose informazioni per orientare al meglio le scelte di salute, soprattutto la prevenzione per i cittadini italiani, la prevenzione primaria, dice Gemmato, infatti è una delle priorità del Ministero della Salute perché grazie alla capacità di intercettare la malattia prima che essa si conclami, è possibile garantire più salute al cittadino, allo stesso tempo assicurare la necessaria sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Il progetto CVRisk-IT, che peraltro è finanziato dal Ministero della Salute, è uno strumento di innovazione, condivisione in rete dei dati su tutto il territorio nazionale e quindi esempio virtuoso di un nuovo approccio alla gestione anticipata delle patologie croniche. Queste ultime, anche a causa del progressivo invecchiamento della popolazione, costituiscono un ambito di intervento su cui siamo chiamati ad agire proattivamente con tempestività, favorendo ampia conoscenza dei fattori di rischio e consapevolezza dei comportamenti più adeguati per evitarli. In tal senso, il Ministero della Salute ribadisce il proprio impegno a sostegno della ricerca e dell'educazione sanitaria. I risultati attesi dal progetto potranno attivare futuri sviluppi di ricerca, suggerire politiche utili per le pratiche di screening cardiovascolare in Italia nell'ottica della prevenzione personalizzata, quindi sempre più efficaci, e quindi ci manda i suoi saluti. Vi dicevo, 20 milioni di euro che per la ricerca scientifica in questo paese è un'altra notizia nella notizia, devo dire, quindi ottimo il Parlamento che ha deciso di fare questa cosa. Motore di questa iniziativa a livello parlamentare, l'onorevole Ilenia, chiedo scusa, Malavasi, fa parte della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati e quindi le cedo la parola. Grazie, vi ringrazio molto e sono anche molto contenta di ospitare questa iniziativa e di presentare questo progetto molto innovativo a cui concorrerà la rete cardiologica e gli IRCCS, del nostro paese. Dico questo perché io sono molto convinta che il nostro sia un paese che ha una scarsa educazione sanitaria di base. È un vulnus, secondo me, nel nostro paese, è una sorta di diritto, dovere di un cittadino avere una conoscenza su quanto sia importante la prevenzione primaria, che è una cosa che tutti sappiamo, ma che poi non sempre mettiamo, devo dire, in pratica. È un dovere perché è una responsabilità del cittadino, perché ha a che fare con non solo la vita delle persone, ma anche con la sostenibilità del sistema sanitario nazionale, come anche il sottosegretario richiamava, che è un patrimonio prezioso per il nostro paese ed è un patrimonio collettivo e non certamente individuale. Come ha detto lei nella sua introduzione, oggi le malattie cardiovascolari sono comunque ancora oggi le principali cause di morte nel nostro paese. Sono decine di migliaia i morti purtroppo ogni anno, quindi abbiamo bisogno sicuramente di investire maggiormente sulla prevenzione, che è sempre il principale investimento che dobbiamo fare per qualsiasi tipo di patologia, perché significa arrivare a diagnosi precoci che spesso non salvano la vita dei pazienti. Ma in questo caso c'è un passaggio in più. C'è una scelta che viene a monte ancora della prevenzione, quindi provare ad analizzare e a studiare insieme le persone ovviamente che hanno queste patologie per capire quali sono i rischi a cui dobbiamo stare attenti per accendere una qualche lampadina di attenzione proprio per prenderci in carico precocemente un paziente e quindi fare una cura personalizzata. È un'innovazione anche culturale importante, perché iniziamo a sondare un terreno di quella che diventerà la medicina predittiva, con un cambiamento culturale, che sarà comunque impattante, su cui dovremmo anche essere abituati. Cioè, una persona che sa che ha nella sua vita un rischio maggiore di
incontrare una patologia piuttosto che un'altra cambia la prospettiva di vita, e quindi ci vuole una grande maturità nell'affrontare un percorso come questo, che non è scontato, e quindi bisogna, secondo me, da un lato usare la scienza e la ricerca, che sono strumenti fondamentali per noi, ma anche al tempo stesso accompagnare una crescita delle nostre comunità per avere la maturità per capire l'importanza del progetto che verrà proposto oggi e che verrà presentato. Quindi io vi ringrazio moltissimo per questo impegno, anche perché il primo scopo del Sistema Sanitario Nazionale è quello di sviluppare benessere nelle persone, non curare le persone, ma arrivare prima, che è l'obiettivo esatto di questo progetto. Quindi vi ringrazio, mi scuso moltissimo, ma l'aula questa mattina è parecchio movimentata dopo quello che è successo ieri, quindi non potrò assistere alla conferenza stampa. Ci tenevo però a portare il mio saluto e anche l'apprezzamento per il lavoro che avete fatto e che farete, e anche alla restituzione che ci darete di questo studio, che durerà sì 4 anni, ma che per noi sarà importante. Noi purtroppo spesso vediamo, come parlamentari, lo dico in modo trasversale, i costi della sanità, ma non vediamo quanto l'investimento sulla prevenzione a lungo, negli anni, può comportare un risparmio economico, ma soprattutto salvare delle vite. Quindi dobbiamo anche noi cambiare approccio, no? Nella contabilità del bilancio, perché non è di questo che parliamo. Alla fine la vita delle persone non ha ovviamente nessun costo, ed sarebbe bene che non ce lo dimenticassimo mai. Grazie. Onorevole, grazie veramente a lei per l'impegno che lei ha profuso assieme a tutti gli altri parlamentari. Ripeto, personalmente sono tanti anni che mi occupo di sanità. Vedere un investimento tanto importante in ricerca scientifica per me già è una notizia in sé, poi lo studio vale. Quindi grazie veramente, onorevole, grazie, buon lavoro. Grazie. Grazie. Ed allora, entriamo un attimo nel vivo. Questa chiaramente è una conferenza stampa, quindi il presidente della rete cardiologica IRCCS italiana, il professor Lorenzo Menicanti, ci darà una cornice, però a livello scientifico il clou sarà domani e dopodomani al Policlinico San Donato a Milano, dove per 2 giorni verrà esposto l'intero piano che hanno messo a punto per questo studio. Allora, professore, le cedo la parola, grazie. Grazie infinite. Innanzitutto un'osservazione: il fatto che si sia giunti a questa giornata è sicuramente un enorme successo di un Parlamento che ha una visione ampia di quella che è la situazione sanitaria del nostro Paese, ma è soprattutto un grande risultato ottenuto dal Ministero. Tutti noi siamo sempre proni alla critica. C'è da dire che questi tipi di risultato si devono, perché il gruppo di funzionari del Ministero, e qui di fronte a me ho il dottor Leonardi, che è il capo del Dipartimento, ma abbiamo anche la dottoressa Luciani e, che non fa più parte del Ministero, ma comunque il dottor Guglielmi, che sono state parte integrante di questo processo di crescita degli RCCS. Una parola di grande orgoglio su che cosa sono gli RCCS. Gli RCCS sono istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, quindi la R è ricovero, siamo ospedali. Il nostro goal è quello di produrre sanità. Essendo stati definiti RCCS, il nostro obbligo è di produrre conoscenza. Conoscenza in campo medico, conoscenza in organizzazione sanitaria, quindi è un enorme stimolo e chiaramente un'enorme responsabilità. E siamo quindi arrivati a questo progetto. E quindi credo che sia di grande soddisfazione arrivare a un progetto che è estremamente difficile comporre. Perché questo è un progetto, uno di prevenzione primaria, quindi qualcosa di estremamente, tra virgolette, moderno e difficile. Due, è un grosso numero di pazienti che devono essere arruolati, 30.000, e non è facile perché gli studi di popolazione sono estremamente complessi.
Gli uomini non sono criceti che teniamo nella gabbietta e non possiamo tirarli fuori quando vogliamo, e quindi il fatto di avere un controllo di questa popolazione presuppone un'organizzazione che vi assicuro è estremamente complessa. Grazie ai nostri collaboratori abbiamo messo in piedi questo studio, e quindi è un po' oggi il varo della nave, che inizierà una volta completati tutti gli adempimenti burocratici, perché bisogna stabilire anche vari contratti con tutta questa galassia di ospedali che ruoterà intorno agli RCCS, quindi contratti, convenzioni e quant'altro. Quindi inizieremo la raccolta dei pazienti che non sono pazienti, perché queste sono persone sane, quindi degli individui che vorranno partecipare. E questa è anche l'occasione per chiedere appunto al più alto numero possibile di persone che in questo momento ci stanno ascoltando di entrare in contatto con questo studio, perché questo è fondamentale. Allora, questo, andiamo nel particolare, come diceva giustamente il dottor D'Amico, è uno studio di popolazione primaria, quindi persone teoricamente sane che non hanno avuto incidenti cardiovascolari, chiaramente possono avere un certo tipo di terapia, la cui età viaggia dai 40 agli 80 anni. Il primo passo che ci aspetta è quello di descrivere il profilo di rischio della nostra popolazione. Ci sono molti programmi di prevenzione attualmente in corso anche nel nostro paese. Una profilazione però così completa è fatto nuovo, e la copertura dell'intero paese, anche questo è fatto relativamente nuovo. Quindi profilazione del rischio, che si spingerà oltre, perché in una parte della popolazione studiata noi avremo un'analisi più accurata di fattore di rischio, che comprende degli esami di imaging. Ormai sappiamo che la medicina si muove su questo campo, quindi avremo uno studio che analizzerà il contenuto di calcio nelle coronarie, quindi quello che si chiama il calcium score, e avremo uno studio per controllare lo spessore della carotide, che è segno indiretto di malattia cardiovascolare, e infine una profilazione di genomica. E questo è assolutamente nuovo in questo tipo di progetto. Perché questa differenziazione? Perché noi vogliamo andare a vedere, qui è la ricaduta che si avrà nei prossimi campagne di prevenzione, vogliamo vedere la ricaduta del profilo su quello che può essere la riduzione, con il counseling che verrà dato appunto dalla struttura, sulla riduzione dei fattori di rischio. Allora, si tratta di capire se io faccio un counseling accurato su un paziente che ha una standardizzazione del fattore di rischio rispetto a un paziente che ha una standardizzazione genomica, se lo stesso intervento produce gli stessi effetti. Perché se così fosse, è inutile andare a fare delle analisi più accurate nelle popolazioni, ma se non è così, allora le popolazioni dovranno essere screenate in modo più profondo con questi nuovi esami. Ora, è stato detto molto bene che ci vuole un coinvolgimento dell'individuo, e questo è un altro aspetto di questo studio. Tutti noi sappiamo che fumare fa male, no? Lo leggiamo tutti i giorni sui pacchetti di sigarette, il fumo uccide. Sì, adesso me lo scrivo ed è passato tutto, no? Nel nostro ospedale ci sono grossi cartelli, ricordati di fare le scale perché fa bene al cuore. Tutti prendono l'ascensore, ce l'hanno lì scritto. Ma questo perché? Perché ci sono dei fenomeni psicologici molto evidenti, cioè se non senti tu, individuo, di essere coinvolto in qualche modo, l'informazione ci passa sopra. Molto diverso è sapere se io ho un fattore di rischio, due fattori di rischio, ancora più, quindi il mio fattore di rischio globale, il mio score di rischio, a quel punto lì la mia immaginazione, il mio coinvolgimento psicologico è completamente diverso, completamente diverso. E qui noi ci stiamo concentrando per dare questa informazione alla gente. Accanto a ciò c'è tutta una serie di supporti di tipo informatico, proprio per mantenere quello che, con una brutta parola americana però,
rende bene, si chiama engagement, come quello che si prende quando si fa il finanziamento, no? L'engagement ring, cioè determina proprio il fatto che l'individuo diventa parte integrante dello studio, e con questo nuovo consenso informato che stiamo proponendo ai nostri, a coloro che vorranno partecipare, è un consenso informato estremamente dinamico, per cui il paziente viene informato appunto dello studio, ma può esprimere determinate decisioni se per esempio partecipare o meno a ulteriori studi che bancheranno comunque i prelievi e i dati che il paziente ha presentato nella prima fase dello studio. Quindi sicuramente non è una rivoluzione copernicana questa, perché ci vogliono i geni e noi non siamo geni, ma sicuramente è un aiuto importante a quella che è la conoscenza della popolazione, e creare degli strumenti a ciò che anche il Ministero stesso possa pensare in modo un po' diverso dove andare a coprire determinati costi e dove andare a mettere nuove risorse. Quindi è chiaro, come tutte le navi che partono, come tutti i vari, le speranze sono grandi, perché se no non si partirebbe neanche. Però tutto sommato le basi ci sono, e ci sono veramente, anche perché questo progetto è stato accolto in modo estremamente caldo, estremamente supportivo da parte di tutti quanti gli RCCS. Quindi diciamo che c'è una potenza, tra virgolette, di fuoco importante. Quindi direi che è un po' questo l'elemento di questo studio. Allora, sottolineiamo, professore, che queste indagini che voi fate su queste persone non sono invasive, ovvero il calcio nelle coronarie loro lo andranno a ricercare con la cardio-TAC, insomma, senza contrasto. E con l'ecodoppler investigherete la carotide, quindi chi vuole proporsi, insomma, non avrà da subire cose invasive. Professore, ci fa capire, un soggetto che entra in questo studio, voi lo seguirete per tutti e quattro gli anni? C'è una tempistica per questi vari esami, anche per avere un confronto durante i mesi che passano? Certo, Churchill diceva che la strategia è appealing, è una grande cosa, ma alla fine della fiera dobbiamo andare a vedere i risultati. Quindi è chiaro che il risultato va ricercato. Allora, negli studi di prevenzione i risultati si vedono nel corso di molti anni, soprattutto se si va a interferire con una popolazione giovane. Ma che cosa cercheremo noi? Cercheremo a un anno se quello che abbiamo fatto ha portato perlomeno alla diminuzione di quello che è il profilo di rischio. Banalmente, se l'individuo che è stato ben catechizzato dimostra di avere una riduzione della pressione o del colesterolo, ed è chiaro, questo è già un successo. Dopodiché i pazienti verranno seguiti per almeno 10 anni, e a questo punto vorrei evidenziare anche un fatto secondo me importante, proprio perché mette insieme tante componenti del nostro sistema sanitario nazionale, che questo studio è brandato e supportato anche da Agenas, che è l'agenzia che controlla l'evoluzione delle persone. Quindi grazie anche a queste collaborazioni che verranno, noi potremo avere la mappa dei nostri pazienti per molti anni. L'idea di quella di coprire 10 anni, e anche questo è qualcosa che è difficile, è inutile nascondercelo, questo è assolutamente evidente, però è uno dei nostri scopi, proprio per dare dei risultati veri alla popolazione. Allora, io adesso vorrei sentire il dottor Giovanni Leonardi, che è il capo il direttore del Dipartimento Salute Umana Veterinaria dell'ecosistema, cosiddetto One Health, diciamo per semplificare, del Ministero della Salute. Senta, direttore, c'è un'indagine che dice che il 54% degli italiani non si ritiene a rischio di malattia cardiovascolare. Loro sanno bene, ma questo, come diceva il Presidente prima, è un problema degli altri. 1 su 10 di quelli che invece si ritengono a rischio, che è meno della metà,
ritiene di fare moltissimo per rimanere fuori dal rischio. E che cosa fa? Attorno al 50% dice di controllare l'alimentazione e un 39% fa attività fisica. Insomma, questo è lo stato dell'arte. Come giustamente diceva prima il Presidente, noi quando pensiamo alle malattie pensiamo sempre che sì, vabbè, però riguarderà un'altra persona, non ci tocca mai da vicino. Questo è uno dei problemi che voi come Ministero anche purtroppo dovete, con cui dovete confrontarvi. Questo studio vi darà delle indicazioni. Voi come Ministero poi che ne farete? Lo studio è molto importante proprio perché induce i cittadini a, diciamo, a investire su se stessi, che questo un po' è quello che vuole fare il Ministero della Salute. Noi il programma Guadagnare Salute, i programmi di prevenzione primaria, ormai sono più di 20 anni che li promuoviamo, e hanno questo obiettivo, cioè non è tanto, quando parliamo di fattori di rischio, non è tanto magari creare allarme nel cittadino, ma dirgli guarda, tu puoi fare un percorso in cui stai bene e puoi veramente goderti appieno la vita. Questo è un po' il messaggio che si vuole far passare. È chiaro che questo progetto, su cui vorrei spendere però anche qualche parola di natura personale, se mi consente, su questo progetto fornirà innanzitutto informazioni a chi parteciperà, e questo è l'obiettivo principale. Però è chiaro che è un progetto di sanità pubblica, cioè che ha poi dei risvolti anche che deve aiutarci a stabilire le politiche. E in questo, diceva giustamente il dottor Menicanti, screenare, cioè cominciare a avere un'idea dei gruppi di popolazione su cui magari poter vedere se bisogna fare degli interventi magari più forti di promozione della salute, oppure anche di andare ad avere delle indicazioni anche terapeutiche, no? In alcuni casi in cui ci sono dei fattori di rischio particolari. Quindi sicuramente sarà un'attività che porterà un grosso valore aggiunto, ripeto, secondo me innanzitutto su chi parteciperà, questo ci tengo a sottolinearlo, ma chiaramente con dei risvolti poi anche per noi, per le politiche attive di prevenzione primaria, che sono fondamentali, perché appunto l'obiettivo principale è quello di mantenerci in buona salute tutti, e chiaramente poi quando c'è un problema andare a affrontare il problema, e il servizio sanitario deve fare l'uno e l'altro, mantenerci intanto in salute e poi eventualmente quando succede curarci. Le note personali. Le note personali sono che questo progetto, che appunto voglio intanto ringraziare il Parlamento veramente perché ha creduto e ha dato questa opportunità. Noi abbiamo iniziato il lavoro delle reti IRCCS nel 2016 e quando abbiamo iniziato abbiamo iniziato anche senza soldi, cioè noi abbiamo detto abbiamo i fondi della ricerca, mettiamoci insieme a lavorare, ma non ci sono altri fondi che mettiamo sul tappeto per questo. Cominciamo a lavorare insieme perché eravamo convinti che gli IRCCS possono essere una grossa massa critica se lavorano insieme, perché questo permette di fare ricerche innanzitutto su popolazioni più ampie, ma anche diffondere le buone pratiche. Gli IRCCS sono un po' dislocati in tutta Italia e quindi avere una rete in cui le migliori pratiche si diffondono in maniera più efficace è un valore aggiunto per tutti i cittadini che poi possono usufruire. Quindi abbiamo incoraggiato gli IRCCS a creare queste reti, ne abbiamo diverse, oggi abbiamo la cardiologica, ma c'è l'oncologica che già veramente era nata nel 2002, era l'unica che era un po' sopravvissuta alla prima fase, poi la rete neurologica, la pediatrica e la rete muscoloscheletrica. Ora il valore aggiunto di queste reti è stato incrociato proprio da questo intervento del Parlamento. Il Parlamento a un certo punto, volendo lanciare dei grossi programmi, ha individuato le reti IRCCS come referenti. E su questo progetto e sul progetto CAR-T, sono due progetti paralleli, oggi parliamo appunto di questo, e lì c'è stato, devo dire, da parte mia gioia, perché allora era giusta questa intuizione di mettere, ma anche molta preoccupazione, perché qui ci giochiamo la faccia, se alla fine non dimostriamo che effettivamente questa idea di mettere insieme gli istituti, lavorare insieme, ha successo, noi andremo in Parlamento a dire guardate, grazie, ma purtroppo abbiamo fallito. Quindi c'era anche una preoccupazione, devo dire, forte in questa, una grossa responsabilità. Però la giornata di oggi è veramente il coronamento di questo, perché
vediamo che ha funzionato, possiamo veramente ringraziare i parlamentari perché hanno avuto fiducia e possiamo dire la vostra fiducia era ben riposta perché gli IRCCS hanno risposto in maniera più che degna. Concludo con un ricordo che ho nel cuore del professor Rossi Bernardi, che è stato un po' l'anima di questo progetto all'inizio, purtroppo solo all'inizio, perché poi subito si è ammalato e non ha più, però anche durante la malattia l'ha seguito moltissimo, mi ricordo, e quindi voglio in questo momento tributare un ricordo a lui perché è stato l'anima. Mi ricordo quando facevamo le riunioni, lui era sempre lì in prima fila, mi guardava e con gli occhi mi suggeriva quello che dovevo fare, veramente una figura bellissima che ricordo e che porto sempre con affetto. Direttore, grazie. E allora vediamo la parte poi sostanziale, perché ovviamente c'è l'ideazione, c'è anche l'entusiasmo e tutto quello che serve per trovare i fondi, c'è la parte scientifica che quindi mette a punto un trial, però poi ci sono i soggetti che vanno coinvolti. E chi è che ci può parlare del coinvolgimento di soggetti meglio di Antonio Gaudioso, che adesso è consigliere d'amministrazione di Edra, ma è stato per anni, ve lo ricordate, il segretario di Cittadinanza Attiva. Allora Antonio, come coinvolgere le persone? Perché qui abbiamo un piccolo problema, secondo me. Houston, stiamo cercando persone sane. Perché sai, a cercare il malato si fa subito, dice chi è che ha problemi alla prostata, eccoli qui che vengono, perché oh no, qui stiamo cercando persone 40-80enni sane, che vuol dire non che non prendano farmaci, perché non è pensabile che una persona di 70, 60, 70 anni e quant'altro non prenda le sue statine, non prenda magari il farmaco contro l'ipertensione e quant'altro. Sano vuol dire che non abbiano avuto incidenti, accidenti cardiovascolari, non abbiano avuto un infarto, un ictus, eccetera, eccetera. Antonio, come si fa? Quanto tempo abbiamo? Penso poco per poterne parlare, quindi proverò ad essere sintetico. Grazie Gerardo per la domanda. Diciamo, nella risposta vorrei ricollegarmi ad un paio di cose che sono state dette precedentemente, tanto dal professor Minicanti quanto dal dottor Leonardi, e ringrazio l'Etion Cardiologica per l'invito di oggi, perché penso che vadano ricordate due o tre cose, perché a volte diciamo, abbiamo scarsa memoria e quindi invece diciamo, alcune cose vanno ricordate. In una fase storica dove spesso si critica, molte volte giustamente, la politica per la sua assenza, il fatto che stiamo parlando di un'iniziativa parlamentare è un segnale importante che le cose possono funzionare in un certo modo, nel senso che saldano e rinsaldano il rapporto tra cittadini e istituzioni. Seconda considerazione, la rete degli IRCCS nel nostro paese, la rete cardiologica è diciamo, un'eccellenza all'interno di un ambito, quello cardiologico, che storicamente è un'eccellenza nel nostro paese, quindi un'eccellenza dell'eccellenza. Gli IRCCS nel nostro paese hanno una caratteristica che storicamente è stata sostenuta dal Ministero della Salute, il dottor Leonardi parlava di quando e come è nato questo progetto, cioè il fatto di mettere insieme ricerca ed assistenza, che è una peculiarità degli IRCCS del nostro paese, il fatto che sostanzialmente i benefici generati all'attività di ricerca vanno direttamente al letto del paziente, che devo dire è una caratteristica, è una peculiarità molto italiana nel contesto della ricerca e dell'innovazione a livello internazionale. Altra considerazione, 30.000 euro per 30.000 euro. 30.000 persone da ingaggiare sono tante, nel senso che non ci sono tanti studi di queste dimensioni. E qui ritorniamo a quello che dicevi nell'incipit del tuo intervento quando hai passato la parola a Giovanni, queste persone mediamente si considerano che stanno tutti quanti a posto, quindi diciamo bisogna fare quasi un processo maieutico, non perché si debbano convincere che stanno ovviamente male o che possono essere in pericolo, ma dobbiamo ricordare, e questa può essere una grandissima occasione, che il nostro ruolo come cittadini può essere molto importante anche per produrre informazioni che servono al benessere
nostro e delle persone, che dei nostri concittadini nel nostro paese. Quindi prima il professor Minicanti parlava di engagement, no? Poi la traduzione di quasi fidanzamento. Qui dobbiamo lavorare anche sull'empowerment, e questa può essere una grande occasione anche di comunicazione, molto al di là dei 30.000 soggetti che saranno ingaggiati. Ed è evidente che su questo bisogna fare un'operazione di coinvolgimento anche della rete dei servizi territoriali, perché le persone vanno contattate, gli va raccontato, vanno ingaggiate, nel senso che devono essere consapevoli che è una cosa che toccherà loro e gli darà la possibilità di essere monitorati, una polizza per il loro futuro, perché saranno presi in carico dal Servizio Sanitario Nazionale per un numero di anni molto lungo, e quindi questo aiuterà loro e i loro familiari. E contemporaneamente potrà essere un'occasione veramente di informazione sulla centralità e sull'importanza della ricerca nel nostro paese. Lo sai bene, perché nel corso degli ultimi anni, diciamo, abbiamo vissuto sulla nostra pelle quanto la ricerca possa cambiare il nostro destino, il destino del Servizio Sanitario Nazionale. Per cui credo che le condizioni ci siano, si parte da una base di eccellenza, di competenza che ci sono all'interno degli ex. Un'altra cosa per terminare il mio intervento. Diciamo, la rete cardiologica e il sistema degli ex dimostra che pubblico e privato convenzionato possono lavorare fianco a fianco. Il meglio di quello che la ricerca e l'innovazione nel nostro paese può produrre può essere messo a disposizione, facendo sì che istituzioni che hanno nature giuridiche diverse lavorino insieme. Perché non è che poi il cittadino, quando va in una struttura, si pone il tema della natura giuridica dell'erogazione del servizio. Si immagina di avere il meglio a disposizione, e penso che anche questo lavoro che si è realizzato nei prossimi anni possa essere una dimostrazione che le cose si possono fare, e si possono fare bene, mettendo al centro i bisogni delle persone. Grazie Antonio. Allora, io faccio l'ultima domanda al professor Minicanti, poi vi do la parola se qualcuno ha qualche curiosità, dubbio da chiarire. Ci sarà un coinvolgimento in qualche modo? Mi attacco alla chiusura dell'intervento di Gaudioso. Direttore, stai qui. Ah, scusa. Dicevo, ci sarà il coinvolgimento, una collaborazione, un qualcosa con anche i centri di cardiologia ospedalieri, cioè che non rientrano nella rete IRCCS naturalmente, visto che poi il grosso, no, lo vedono loro naturalmente. Questa è una delle cose che il Ministero ci ha chiesto, nel senso di aprire determinate attività al di fuori degli RCCS, ed è per quello che questo studio prevede dei centri, li chiamiamo hub con termine inglese, dei centri, e questi centri sono gli RCCS, e accanto a questi ci sono dei centri spoke, cioè degli ospedali appunto che non sono gli RCCS ma che ambiscono a entrare in questo circuito. E quindi l'individuo che desidera a partecipare a questo studio può contattare gli ospedali che partecipano, ma può contattare, stiamo in questo momento organizzando per esempio una collaborazione con i centri Avis, che sono dispersi ovunque, e i centri Avis hanno manifestato la loro intenzione di entrare nella fase di arruolamento. Quindi è chiaro che lo scambio quindi di informazione tra il centro IRCCS e i centri al di fuori sarà sempre più importante, anche perché, come diceva giustamente il dottor Gaudioso, e come abbiamo bene in mente tutti noi, 30.000 persone non sono noccioline, per cui bisogna mettersi concentrati, bisogna anche inventarsi qualcosa di nuovo per coinvolgere le persone, ed è per quello che ci siamo dati molto da fare anche per avere appunto un supporto tra virgolette di tipo, il termine è brutto ma rende bene, di marketing, proprio per far sì che le persone siano invogliate a partecipare e soprattutto, ritornando all'engagement, non ci mollino per strada ma continuino a partecipare. Quindi è una bella sfida. E do un suggerimento gratis, se lo vuole. Sì. L'advertising.
salta la lista, la fila d'attesa, questo è lo slogan, ti prendiamo sotto controllo 10 anni senza che tu devi fare niente. Non ti metti neanche in fila proprio. Non ti metti in fila, siamo noi che ti cerchiamo, capito? Questo è la chiave, altro che 10.000, dovrete distribuire i numeretti, vai. Buongiorno, volevo fare una domanda al professore. Lei ha parlato dell'arruolamento dello studio di una parte della popolazione in una seconda fase, se ho capito bene. Quindi con quale criterio per dire, e poi questo si collega alla domanda principale, per dire io... per partecipare a questo studio, quindi lo dobbiamo spiegare ai lettori, che cosa devo fare? Mi posso rivolgere a un IRCCS della mia regione, però diventa un po' complicato. Lei stava dicendo l'AVIS e molti magari hanno contatti perché sono donatori. Lo posso chiedere al mio medico di famiglia, avete un sito, mi posso iscrivere in una lista, non devo avere, se ho capito bene, malattie cardiovascolari e nemmeno il diabete, giusto? Giusto. In una seconda fase, per dire, se ho avuto genitori che hanno avuto un infarto, per dire, potrei essere arruolata nella seconda fase dello studio, cioè... Come funziona poi? Giusto un attimo, le persone ad alto rischio, quindi che saranno arruolate per fare l'esame della carotide piuttosto che del calcio nelle coronarie, come avviene? Quali sono i criteri? Allora, la prima fase presuppone appunto il contatto con 30.000 persone e queste 30.000 persone vengono profilate secondo fattori di rischio classici della Società Europea di Cardiologia. I prelievi vengono bancati in modo tale da essere a disposizione per altri studi. E a quel punto il paziente viene informato del suo stato di rischio. I pazienti ad alto rischio escono perché devono essere trattati intensamente e quindi i nostri statistici hanno già fatto delle previsioni di cutoff. Quelli che rimangono, sicuramente c'è una quota parte non vorrà più partecipare, e questo lo sappiamo bene, quello che in un termine anche qui in inglese si chiama il drop off, no? La gente che a un certo punto piglia e scappa perché nella gabbietta non ci vuole stare come il criceto. Quindi noi avremmo, secondo i calcoli statistici fatti su popolazione, avremmo circa 12.000 pazienti che potranno entrare nella seconda fase. In questa seconda fase verrà fatta la profilazione più accurata, randomizzando i gruppi verso appunto controllo della carotide, controllo del calcio coronarico e profilo di rischio genetico. Quindi questa è la suddivisione. E tutto il gruppo, tutto quanto il gruppo del paziente sarà seguito poi negli anni. Voi sapete che ci sono altre grandi realtà di ricerca in questo paese, tra cui Human Technopole, no? grossa struttura di ricerca, eccetera, eccetera, che l'altro ieri ha presentato queste piattaforme nazionali. Nulla vieta che gli RCCS possano decidere di applicare la rete a queste piattaforme per avere indicazioni molto precise su altri fattori. Quindi è uno studio che può portare a altra conoscenza. E questa è un'altra cosa importante. Come si fa a accedere allo studio? Allora, è chiaro che la cosa più semplice è quella di afferire agli RCCS più vicini. Questo è evidente. È chiaro che proprio perché è uno studio randomizzato, i vari centri che partecipano devono avere delle caratteristiche particolari anche di tipo informativo legale, quindi ci devono essere dei contratti molto precisi. Ecco perché purtroppo il medico di base non può farlo questo tipo di attività. Mentre questa tipo di attività può essere fatta in questi ospedali che sono, perché stiamo già preparando la lista, che presentano le caratteristiche e soprattutto la volontà di partecipare a questo studio. Quindi è chiaro che comunque è un po' limitante, questo è evidente,
ma se fosse aperto tutta la popolazione tireremmo dentro milioni di persone, questo non è possibile. Quindi il nostro goal sono i famosi 30.000. Quindi la cosa più semplice è quella di contattare l'IRCCS più vicino. È chiaro che ci sarà un sito, ci sarà tutto un sistema di informazione importante, e appunto c'è qualcuno che annuisce là dietro, perché sarà il responsabile della manovra. Quindi è chiaro che l'informazione per via telematica sarà l'ossatura di tutto quanto lo studio. Poi presumo che anche il proprio cardiologo, no? Se uno è in cura, avrà sentito parlare, certo, di questo studio, potrà, certo, indirizzare. Certo. Qualche altra domanda? Ci sciogliamo qui perché c'è alle 12:30, c'è un'altra conferenza. Vi ringrazio, grazie a tutti. Andiamo bene. Soddisfatto? Bravissimo.